se lei sabato ha detto che comunque ha partecipato a questa cosa di Cover Champ, basta secondo lei questo arbitro che mette a disposizione per la società per smorzare le polemiche e i toni? Ma le polemiche ci saranno sempre nel calcio, perché fanno parte del calcio. Non credo che ci sia una partita dove finisce che qualcuno non si lamenta. Però le cose evidenti, gli atteggiamenti. Io ci ho anche parlato con l'arbitro che è stato messo, abbiamo anche parlato tranquillamente. Però il problema è che ognuno di loro è convinto di fare bene, ognuno di loro è convinto che Castellammare sia diversa da Cittadella, per fare l'esempio dove andiamo noi, e allora vengano qua, secondo me vengono preventivi, poi allora, ma glielo ho detto anche a lui. Poi pensano sempre ad aspettarsi chissà che, invece qui mi sembra che nei 4 anni che ci sono io non è mai successo niente, negli anni precedenti non lo posso sapere. Ma nei 4 anni che ci sono io, qua dentro vengano, fanno quello che vogliono e vanno via. La minima tensione non c'è mai. Però questo è quanto, lui è convinto che sia diverso da arbitrare da Cittadella a Castellammare, tutto il rispetto per Cittadella, ognuno è convinto delle proprie cose, io sono convinto che lui deve andare a arbitrare una partita indipendentemente da dove va, che sia Milano o Castellammare o Firenze, lui deve stare sereno e tranquillo, se si agita perché c'è l'importanza della partita o altre cose, secondo me assume un atteggiamento sbagliato. Ognuno rimane convinto del proprio. Quello di Cittadella, insomma, ovviamente quella immediata è sempre la più importante, però anche alla luce della classifica comincia a diventarlo sul serio, no? La sua esame. Ma sono tutte importanti. È una partita importante perché ci dovrebbe permettere ogni tanto di raccattare qualcosa anche noi fuori. Abbiamo fatto 2 trasferte, le abbiamo fatte tutte e 2, abbiamo subito 6 gol. Cioè, vediamo il nostro processo di miglioramento, se c'è stato. È chiaro che dobbiamo fare una grande partita e tornare a casa con qualcosa, sennò tutto diventa molto più difficile. Se anche alla luce poi del Vicenzo, ma alla luce legale. Io sono convinto che la squadra stia migliorando, poi vediamo, adesso parliamo di Cittadella, non andiamo a parlare fra un mese può darsi sia tutto diverso. Mister, il fatto è che comunque questa squadra deve trovarsi anche fuori casa, come dice lei, con le sezioni abbiamo viste. Si gioca a questo stadio strano, con pochi tifosi, coincide secondo questo fatto? Ma quello è un fatto di maturità, quello è... ci possono cascare tutte le squadre. Te però non sei nella condizione di poter sbagliare gara. Noi non siamo nella condizione di sbagliare partita. Di questo bisogna prenderne atto, no? E cercare di prepararsi nel miglior modo possibile. Poi altri discorsi non servono a niente. Al di là degli uomini, la sensazione è quello che diceva sabato, insomma, che comunque con questo assetto, almeno in questa fase, probabilmente si andrà anche avanti per avere un'identità, magari se non cambiano tanto come l'anno scorso, cercherò a un certo punto di trovare. Dove vedi le partite cerchi di farle, cioè nel senso quello che vedi di problema cerchi di migliorarlo. Non è... Sicuramente in quella maniera lì siamo più coperti, però forse creiamo meno. La realtà è quella, bisogna trovare un certo equilibrio. Solo il campo ci dirà quello che stiamo facendo. Solo il campo. A proposito di problema, non... il portiere è un problema per lei? No. Visto che si parla tanto di questi errori di Branescu, a volte quando le spingi sente uno strano mormorio che può dare fastidio a un ragazzo. Questo è il mestiere che si fanno con i tifosi. Io penso che ognuno di noi, a iniziare da giocatore a finire allenatore, deve convivere con i tifosi, se ti apprezzano o meno, se sbagli o meno, se ti applaudono o meno.
questo è un mestiere così, non lo fai in casa tua, lo fai all'aperto, dove c'è un sacco di persone che ti possono criticare. Perciò deve sapere accettare le critiche, conviverci e migliorarsi per gli errori che può fare una persona. Questo vale per Brunesco, per me e per tutti gli altri. Se una tentazione iniziale anche, penso che c'è anche il discorso anche della condizione pesante in queste cariche, ovviamente servissimi perché insomma hanno letto anche le motivazioni di qualcuno poi quando fisicamente si è avuto qualche difficoltà. Allora qui è stata fatta una scelta inizio anno, inizio attività, di prendere qualche giocatore sul finire del mercato. Adesso è inutile parlare se abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, se si poteva gestire un modo o un altro. Adesso la realtà è questa. Bisogna sapere un attimino, avere un briciolo di pazienza più, cercare di aggiustare le cose e finire l'anno bene. Altri discorsi non servono, se si faceva questo, Nel calcio chi è che non sbaglia è quello che non fa mai niente. Ma c'è che poi conta sempre alla fine. E conta sempre alla fine in base al risultato che vai a ottenere. Non è altro.